Allora, siccome non abbiamo trovato molti tutorial italiani che spiegano bene come attaccare il gimbal al CX20, ce ne sono veramente pochi, ne sto facendo uno io cercando di farlo il meglio possibile, poi lasciatemi nei commenti cosa ne pensate o se avete dei chiarimenti. Allora, il gimbal che noi abbiamo utilizzato è questo qua, costa 44 € su Banggood. E funziona molto bene, poi dopo appena finito di montarlo vi faccio vedere come lavora. Allora, il problema di attaccarlo direttamente al CX20, utilizzando le viti originali senza fare altri buchi per evitare di intaccarne la struttura, il problema è che mettendolo sulla corrispondenza dei buchi resta troppo avanti, quindi va contro le due gambette. Allora, come facciamo a risolvere questo problema? Prima cosa bisogna, utilizzando un dremel o un seghetto, rimuovere circa 1 cm dalla gamba, quindi fare uno scasso di qui e di qui. E il secondo problema è che qua abbiamo la porta USB e i segnali per il controller, per l'inclinazione e rollino. Quindi dovremo segare un angolino anche sul gimbal. È alluminio, quindi con un seghetto manuale ce la si fa, o meglio col Dremel. Non è così complesso. E dopo vedremo invece come si fanno i collegamenti. Adesso passerò a tagliare le gambe e il gimbal. Ok, adesso abbiamo fatto gli scassi. Come potete vedere qua, abbiamo fatto due microscassi e fanno adattare perfettamente adesso il nostro gimbal. Si potrà avvitare con le sue viti originali. Un'altra cosa, adesso se riesco a farvi vedere, che la barra di alluminio del gimbal copre parzialmente i pin. Quindi adesso andremo a fare un piccolo scasso anche qua per permettere l'accessione ai pin di segnale e al USB. Abbiamo effettuato anche lo scasso sulla base del gimbal e, come vedete, adesso i pin sono facilmente raggiungibili. Non ho fatto lo scasso anche per la USB perché, in fin dei conti, a me la USB non serve, e se dovesse un giorno servirmi posso staccare il gimbal, tanto sono soltanto due viti. Quindi io ho effettuato solo questo scasso qua perché, tagliando anche l'altro, arrivavo proprio al pelo con l'anello del gombino, quindi avevo paura che si danneggiasse troppo, quindi ho preferito fare soltanto questo qua. Però se vi serve la USB potete tagliare fino in fondo. Adesso andremo con le viti originali del suo gimbal ad attaccarle sul questo qua. Prendo il cacciavite. Allora, vediamo se direi che questo qua è un primo risultato finale. Adesso proveremo ad attaccare proprio il gimbal e successivamente attaccare anche i cavi di segnale. Appena fatto questo, partiamo con la scala. Abbiamo finalmente attaccato il gimbal, come vedete funziona perfettamente, e qua abbiamo i cavi di segnale. Adesso, come si fa? Allora, ho visto molti tutorial che aprono completamente il velivolo, vanno a prendere dai pin, vanno a prendere i settaggi del pitch del roll dalla centralina. Su altri tutorial, forum, cazzi mazzi, ho trovato che questi qua appunto sono segnali, quindi abbiamo la G, 5V e l'S. S1, dipende da quale si attacca. Comunque io ho scelto S1 come AUX1 per il rollio, mentre l'S2 non lo collego perché non necessito del movimento
laterale perché mi serve solo il dritto, quindi non lo attaccherò. I 5 volt non ci servono, mi raccomando non usateli qui perché sennò bruciate tutto. Serve massa ed S1. Allora, la massa adesso non mi ricordo com'è il datasheet, c'è scritto sul sito e sul foglio. Comunque, il primo pin in alto e l'ultimo. Quello in mezzo sarebbero i 5 volt, che però noi alimentando da qua non serve. Adesso, poi appena lo monto vi dico. S1, allora, se mettiamo che questa qua è GND, mi sembra che sia GND sopra, andrà alla G del primo canale. Mentre l'ultimo pin sotto, questo qua, andrà all'S1. Finito. Va solo attaccato così. Attaccato questo, una volta che sarà collegato sia la batteria che tutto quanto, lui resterà sempre dritto. Nel momento in cui vado a agire sull'AUX1, inclinerà la telecamera, restando però sempre in fase di tenerlo dritto. Così. Quindi girando il nostro AUX1, questo qua farà questo lavoro qua. Non è che però dite, ok, se lo inclino così, poi resta così. No, se lo inclina così, girando il drone quando si muove, batterà sempre comunque nella posizione scelta da voi, non tornerà piatto. Adesso passiamo al montaggio e successivamente vi farò vedere come funziona tutto. Sono andato a prendere la batteria del drone e il datasheet che trovate dentro insieme al gimbal. Allora, un consiglio, dice di alimentarlo giusto giusto 12 volt. Allora, io ho provato ad alimentarlo con la batteria del drone, cioè a 12. E sinceramente comincia a fare dei versi strani, comincia a fare. Quindi ho detto lasciamo stare. Ho provato a alimentarlo con la batteria da 7.4, invece con questa sembra funzionare perfettamente. Quindi io metto una batteria esterna qua sulla gamba per il gimbal, e per aumentare dopo farò anche un altro tutorial su come si monta il Boscam, che serve a trasmettere il segnale video della GoPro direttamente a terra. Quindi io lo alimento a 7.4, però se voi trovate modo di alimentarlo a 12, scrivetelo nei commenti, fatemelo sapere qualcosa, almeno risparmio la batteria. Allora, qua è il datasheet, vedete qua ci sono i pin che sono questi qua laterali, e vedete, cioè, pin sopra che è il signal, più e meno, quindi il meno è l'ultimo pin in fondo, tutto di qua, e il primo invece è il segnale. Quindi con i cavi che ci sono inclusi nella confezione, si attaccheremo G ed S1 al nostro Boscam. Quindi questi sono i cavi inclusi nella confezione. Adesso li apro. Allora, sempre tirare fuori tutte le viti. Ce ne sono 5 attaccati, che non so cosa ne faccio di 5, me ne servono 2, quindi tiro fuori il bianco e il nero. Ok, con questi qua adesso andremo a attaccare il nostro gimbal. Allora, come si fa? Mi metto qua così almeno un po' da vedere da fare. Allora, il meno lo uso per la massa, siccome convenzionalmente è sempre il nero. C'è poca strada da fare, quindi lo attorciglio un attimo su almeno. Sembra un datasheet, l'ultimo pin è la massa, il primo in alto, sempre sulla stessa linea, è il segnale, quindi ci attacchiamo. Adesso dobbiamo attaccarli al pin che ci sono sotto all'androne. Quindi io direi, sempre seguendo qua, G è nero, S1 è bianco.
troverò un modo magari di tagliare il cavo da qui, non so bene cosa fare. Adesso passiamo ad attaccare la GoPro e la sua fascetta, così proviamo. Allora, adesso abbiamo messo la mia GoPro Hero 1 perché la 3 sto facendo il video, quindi non posso usarla. Allora, adesso è attaccato totalmente, quindi non, cioè, se volete lasciarlo semplicemente così, senza regolare l'inclinazione laterale, così è finito. Quindi passiamo. Allora, io ho usato dei cavetti in più per attaccare l'alimentazione perché non ho assolutamente. Il gimbal. Adesso non capire come è questo rumore qua. Intanto, vabbè. Adesso vado ad accendere invece il CX20, quindi inserisco la batteria. Adesso regolando il trimmer, possiamo regolare l'inclinazione della nostra GoPro. Adesso penso che via software posso regolare più facilmente, quindi qua cambiando poco qua lì gira molto perché la scala è diversa. Adesso spero magari via software di riuscire a dirgli con la USB, di riuscire a dirgli in qualche modo di tenere tutta la scala e non solo. Vedete, questo qua girandolo non fa niente perché non l'ho attaccato. E tipo io posizionando la telecamera in giù, posiziono tipo, se riesco un po' giù, ok, così, come vi dicevo prima, la mia GoPro resterà sempre inclinata in giù. Che non c'è la memoria, quindi nel momento in cui io spengo il telecomando la GoPro, il gimbal si riposiziona nella sua posizione iniziale di stabilizer master. Adesso proveremo a fare un test di volo e vediamo come agisce alle varie spostamenti.